Nel 1961 il presidente degli Stati Uniti, JF Kennedy, annunciò il programma spaziale Apollo, con il quale l'America avrebbe portato per la prima volta un uomo sulla Luna. Nel 1962 il presidente confermò questa decisione nel suo celebre discorso tenuto a Houston di fronte a 40.000 persone, rimarcando quanto fosse difficile questa sfida, ma che gli Stati Uniti si sarebbero impegnati con tutte le loro energie e capacità per portarla a termine. Al tempo, nessun astronauta statunitense era ancora andato in orbita terrestre. Dunque, mandare un uomo sulla Luna richiedeva un progresso scientifico e tecnologico mai raggiunto prima. Nel programma Apollo furono coinvolte centinaia di migliaia di persone che dovettero collaborare per il raggiungimento di un unico obiettivo. Il 20 luglio 1969, con la missione Apollo 11, gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin atterrarono per la prima volta sulla Luna. Appena Armstrong mise piede sulla superficie, pronunciò la celebre frase: «Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l'umanità». All'Apollo 11 seguirono altre 6 missioni. Il volo dell'Apollo 17 portò sulla Luna l'astronauta Eugene Cernan e il geologo Harrison Schmitt nel dicembre del 1972. Quando il modulo lunare atterrò sulla superficie, i due astronauti scattarono numerose foto del paesaggio. Dopo aver indossato le tute spaziali, Cernan e Schmitt depressurizzarono la cabina. Dopodiché uscirono dal portellone, scesero la scaletta e poggiarono i piedi sulla superficie della Luna. Dal fianco del modulo lunare dispiegarono il rover e lo utilizzarono per spostarsi da un cratere all'altro. Scoprirono numerose rocce interessanti, dalle quali prelevarono diversi campioni da riportare sulla Terra. La loro prima escursione durò più di 7 ore. Guidarono il rover percorrendo 3 km e raccolsero 15 kg di campioni. Terminate tutte le attività, i due astronauti rientrarono nel modulo lunare, si tolsero le tute spaziali e fecero la loro prima cena sulla Luna. Successivamente comunicarono con il centro di controllo missione ed infine Cernan e Schmitt si misero a dormire. Dopo 8 ore di sonno si svegliarono e fecero colazione. E attendeva un'altra escursione fuori sulla superficie della Luna, nella quale visitare nuovi siti e raccogliere altri campioni da riportare sulla Terra. La loro permanenza sulla Luna durò 3 giorni, per via della limitata energia del modulo lunare e delle riserve di ossigeno disponibili. In questi 3 giorni effettuarono altrettante escursioni, della durata di circa 7 ore ciascuna. Raccolsero un totale di 120 kg di rocce e campioni di suolo e percorsero quasi 36 km grazie al rover. Alla fine della terza escursione, quando il capitano Cernan stava salendo la scaletta per rientrare nel modulo lunare, non sapeva che la sua sarebbe stata l'ultima impronta lasciata da un uomo sulla Luna. Era il 14 dicembre del 1972 e questa fu l'ultima volta che l'umanità visitò il nostro satellite. Dopo più di 50 anni, la NASA vuole riportare l'essere umano sulla Luna entro il 2030 con il programma Artemis.
Nella mitologia greca, Artemide era la sorella di Apollo. Dunque la scelta di questo nome testimonia la volontà di continuare ad esplorare la Luna, ma anche l'intenzione di includere le donne tra i membri dell'equipaggio.